fino a poco tempo fa l'evoluzione umana era vista come una linea continua, dal basso verso l'alto oppure in orizzontale, cioè che da una scimmia l'uomo si fosse evoluto. In questa progressione si pensava che l'uomo di Neanderthal fosse il nostro predecessore, il nostro antenato. Un'altra evoluzione sarebbe stata senz'altro possibile se noi riavvolgessimo da capo il film della vita sulla Terra dall'inizio. Non rivedremo mai lo stesso film. Sarà sempre una variazione, un'imperfezione che governa l'evoluzione, che cambierà il risultato finale. Beh, appunto, se creatività si intende come appunto purtroppo siamo portati a intendere noi, cioè la rappresentazione della realtà, ma se la creatività fosse di tipo più astratto, più cerebrale, più concettuale, tutte queste sono domande a cui è difficile dare una risposta. E questo ci dice un po' che a volte gli uomini fanno degli errori, malgrado la testa grande e rotonda, non usiamo sempre bene il cervello. Mi viene in mente la poesia di Salvatore Quasimodo, no? Proprio alla fine della Seconda Guerra Mondiale scrive: ma sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo, inorridito da quello che vedeva allora e che sperava che non si sarebbe visto più, invece basta accendere la televisione per vederlo ancora oggi.